troviamo vicino alle opere di Filippo Benci, e anche l'autore alla mia destra è qui, e per diciamo, fare complimenti alla ricerca espressiva di Filippo, che spazia nel campo dell'informale. E, tra l'altro, reduce da poco tempo a una mostra in Svizzera a Lugano, quindi il suo informale è stato molto apprezzato. Anche Filippo Benci è un artista che seguiamo da tanti anni, seguiamo la sua giovanile forma di espressione artistica, perché magari vedendo i suoi quadri chi verrà nei prossimi giorni penserà a un artista giovane, un artista di rottura, un artista di sperimentazione, poi magari ora vedendolo fare l'intervista non è più giovanissimo e quindi magari saranno incuriositi e tutti vorrebbero farti una domanda che sto per farti. Quando hai deciso di passare all'astrazione, a queste forme materiche anche di grande impatto visivo e emotivo che tu stai realizzando? 2007 questo. Sono cominciato a fare questo tipo di pittura nel 2007, che mi ero scocciato di fare il figurativo che facevo dall'età di 14 anni. Ho detto basta, smetto di fare pittura. Siccome è una scelta che fanno e hanno fatto molti pittori, quando arriva il campanello da là, qua uno dice basta, qui ho esaurito, più di questo non posso dare e voglio sperimentare, voglio provare altre strade. Molto facilmente arriva quando ormai si è detto tutto, siamo stufati di fare il solito. Quindi la vena è esaurita. La vena è esaurita, o si smette o si fa quello che si è sempre desiderato e non si è mai potuto fare, che non si è avuto mai il coraggio di affrontare certe teme. Si rinnega anche il mercato, certo, magari. Fino allora. È tutto su questo così. È una forza nuova che nasce in dentro, forse con l'età, con l'esperienza, con la maturità, con queste cose qua.